Allora, Michele Siviero prima citava il telefonino, io ce l'ho qui a portata di mano, ma non per giocare come i ragazzini, ma perché ho collegato con me Red Canziana. Red, buongiorno, finalmente riusciamo a parlarci. Buongiorno a tutti, purtroppo la tecnologia stamattina è stata peggio del Covid, cioè ci ha tenuto lontani. Assolutamente, quello che dovrebbe avvicinarci in realtà oggi non è servito. Senti Red, innanzitutto, prima di parlare di una cosa alla quale tengo molto, volevo sentire il tuo punto di vista su quello che è conseguito al Covid, ovvero in studio con gli altri ospiti abbiamo parlato di un momento di grande cambiamento dove necessitiamo noi adeguarci a quello che questa pandemia ha comportato. Tu la vedi allo stesso modo, ovvero ci cambiano gli scenari e l'arte, la musica, il teatro può cambiare e adeguarsi a una situazione tanto anomala? Ma sicuramente ci sarà un adattamento, io mi auguro che sia un adattamento temporaneo, nel senso che per uscirne dovremmo seguire ancora un po' delle regole, però voglio sperare che una volta finita questa pandemia si riesca a recuperare gli equilibri e i numeri, perché poi alla fine il problema anche dell'arte è data dai numeri, perché un museo con 10 persone alla volta dentro è diverso da un museo con 50 persone, un concerto con un terzo della sala piena è diverso da un concerto con tutto esaurito, cioè la partecipazione. Io credo che tutti noi che facciamo, chiamiamola tra virgolette arte, senza rischiare per carità di essere voler essere presuntuosi, ma tutti noi che facciamo una cosa per la gente automaticamente diventa più povera se la gente non c'è o se la gente è poca. È come quando fai una tournée che va male e non viene gente e sei disperato alla fine del concerto. Grazie a Dio l'ho vissuta forse mai questa cosa, però succedono, no? È il bello di un concerto, è il bello di uno spettacolo, il bello di una manifestazione, di un film, di un'opera teatrale, è quello di avere la gente che partecipa, che viene coinvolta dalle emozioni. A proposito di opere teatrali, perdonami se ti interrompo, sì. Tu hai una spada di Damocle, perché a novembre deve essere finito tutto, tu devi andare in piazza, devi in piazza nel senso scenico. Sì, noi stiamo proprio con Giampiero Beltotto, il mio presidente preferito. Che è qui in linea con noi oggi, non lo vedo nello schermo, ma adesso Matteo sicuramente ce lo farà vedere. E col Teatro Stabile del Veneto stiamo lavorando, appunto, io sto producendo e sto mettendo in piedi questa opera su Casanova, un'opera pop, chiamiamolo musical, ma io l'ho chiamato opera perché diciamo che ci sono pochi dialoghi e tanta musica che racconta, tante canzoni che raccontano la storia, tratta dal libro di Matteo Strucul di Padova, grande autore di romanzi storici, ed è una cosa bellissima, è uno scrigno delle meraviglie che porteremo in palco con la realtà aumentata, per cui ci sono queste proiezioni particolari che racconteranno una Venezia incredibile che non abbiamo mai visto, che sembra quella veramente del Settecento, e quindi è un lavoro bellissimo con 25 performer sul palco, ballerini e acrobati, una cosa grandiosa. A proposito, l'unico di problema è che posso andare in scena solo se ho i teatri pieni, certo, perché altrimenti con un terzo del teatro non recuperiamo neanche i costi per il catering, per far mangiare i ragazzi. Tra l'altro questo è un tema importante, perché la gente è abituata a fruire quasi gratuitamente di molti spettacoli, se vogliamo così chiamarli, e non si rende conto molto spesso il cittadino di quanto ci sia alle spalle di un'operazione di questo tipo, non tanto solo la messa in scena quanto la preparazione. Preparazione tra l'altro che ti prego di stare un attimo con noi in linea, sì. Io chiederei a Matteo di mandare in onda un breve clip che tu ci hai mandato e che già ci dà il profumo di quello che sarà. Sì, lì si vedono i ragazzi durante il casting, i ballerini, gli acrobati e alcune immagini che verranno proiettate di questa Venezia incantevole. Fai pure partire il filmato, Matteo. Thank you.
Beh, insomma, un cast ricco da quello che si vede nel videoclip. Sì, e poi tanta energia e soprattutto da parte di tutti questi ragazzi una gran voglia di tornare sul palco, perché anche loro sono disperati da un anno e più di assenza. Devo dire che oltre alla collaborazione splendida col Teatro Stabile del Veneto, sta nascendo proprio in questa terra, perché è un atto d'amore per Venezia e per il Veneto questa storia, no? E quindi tutte le istituzioni, devo dire, che mi sono vicine e hanno una gran voglia, insomma, di partecipare a questa messa in scena di uno spettacolo che noi porteremo in tutta Italia nei primi due anni per 150 repliche, e soprattutto io vorrei portare all'estero, perché Casanova è un nome spendibile all'estero, certo, quanto Venezia, certo, e certo. Casanova e Venezia insieme sono un caterpillar che può tirar giù qualsiasi muro, veramente. E qui ritorniamo al tema della promozione turistica che noi facciamo con l'arte, con la cultura, con lo spettacolo, con qualsiasi cosa abbia il marchio Italia aggregato al nome. Red, stai ancora un minutino con noi, so che devi partire, certo, per Milano, certo. Sono già partito. Partito, perfetto. Sono in macchina, per cui potete chiamarmi. Allora, no, stai in linea solo un attimo, perché io ho un dovere, e siccome ho Massimo Belluzzo del service Z Video che è collegato con noi dal Malibran, ma sta facendo delle prove, volevo fargli fare un ultimo intervento e poi ritornare con gli altri ospiti, però rimani con noi al telefono, io ti tengo lì, certo, e certo, continuiamo a parlare dopo. Massimo, ritorno da te, così poi ti libero per fare il tuo lavoro, perché sia in questa cosa che abbiamo appena visto, sia in quello che diceva il Presidente prima, ma in quello che stai facendo tu, il mondo dello spettacolo non si è fermato alla fine, si sono solo spenti i riflettori, o perlomeno alcuni. Sì, esatto, come dicevo prima, il mondo dello spettacolo non si è fermato, ha cominciato a produrre e ha preso l'occasione per evolversi. Mi collego a quello che ha detto anche Michele prima, è chiaro che lo spettacolo dal vivo è lo spettacolo dal vivo. Lo streaming, il video, non può in alcun modo sostituire quella che è la magia, l'emozione che si ha quando si è seduti a teatro o quando si è a un concerto. Quindi proprio in una maniera più assoluta non facciamo confusione, ecco. Il video cosa potrà? Lo streaming cosa potrà costituire in futuro? Potrà, secondo me, mantenere un grande ruolo, perché si è visto in questi mesi che ha potuto allargare la platea. Io ho visto, noi abbiamo fatto gli streaming ad esempio di concerti, di musica classica, che avevano commenti in inglese, in spagnolo, in cirillico addirittura, con migliaia di contatti durante la diretta. Questo cosa vuol dire? Che un concerto che viene fatto vedere che è a Venezia, può essere fatto vedere in tutto il mondo. Internet vuol dire allargarsi al mondo, e questa è una grande ricchezza che può essere mantenuta anche in futuro, anche quando si ritornerà a fare lo spettacolo dal vivo. L'altra seconda opportunità, secondo me, che si apre è quella che accennavo prima, cioè la possibilità di aprirsi a nuove modalità di fruizione artistica, quindi mantenere questa possibilità, magari in alcune occasioni speciali, in certi spettacoli, di entrare con le telecamere e raccontare in maniera diversa lo spettacolo, il teatro o la musica. Quindi, secondo me, cosa rimarrà di questa esperienza che abbiamo vissuto in questo anno? Rimarranno questi esperimenti che potranno essere mantenuti e avranno apportato un cambiamento in positivo, avranno arricchito l'offerta artistica. Dopodiché, evviva lo spettacolo dal vivo e speriamo di tornarci il prima possibile. Massimo, allora non ti rubiamo altro tempo, grazie di esserti collegato con noi, ti lasciamo andare a fare il tuo lavoro e ci grazie rivedremo mille. Sicuramente in futuro, in bocca al lupo per tutto e davvero grazie di essere stato con noi. Riprendo il tuo tema e riprendo anche il telefonino, perché probabilmente non hai sentito bene Red, ma Massimo, l'amico Massimo diceva che il mondo non si è fermato, che sicuramente dal vivo è molto importante, ma che le nuove tecnologie ormai devono diventare una realtà. Quindi nel tuo mondo la musica, i musical in questo caso specifico, come vedi l'interazione fra la nuova tecnologia, quindi la diffusione? Sappiamo che già nel cinema questo ha cambiato radicalmente le nostre abitudini. Esistono canali come Netflix, e non è l'unico ovviamente, che producono direttamente per l'online. Tu pensi che si possa arrivare a questo punto anche per altri settori? Allora, io credo che il cinema che visto su Netflix va benissimo, è comunque un prodotto già fermo, già in bidimensionale, e quindi si può trasmettere su Netflix e va benissimo.
ma uno spettacolo tridimensionale come lo spettacolo dal vivo, che è fatto di sudore e passione, non può essere raccontato in bidimensione, quindi in un video, alla stessa maniera. Certo che si può fare, ma lo stesso Giampiero Beltotto ha fatto degli esperimenti interessantissimi di streaming con degli spettacoli fatti durante il lockdown. Certo che si può fare, ma non l'avrebbe mai fatto se non ci fosse stato il problema. Quindi si è adattato a una problematica ed è sicuramente una cosa buona e positiva. Meno male che c'è almeno quello. Ma se devi chiederlo a me, che sono nato sul marciapiede con la chitarra al collo e ho imparato a suonare da solo e sono cresciuto in questo mestiere per 50 anni da solo, ti dico che se da piccolo mi avessero detto farai il cantante e andrai in streaming su tutte le televisioni, avrei detto no, forse preferisco fare il geometra. Cioè la passione del palco è una cosa che non puoi con nient'altro. Certo, hai tutte le ragioni ovviamente, chi è stato su un palcoscenico o davanti al pubblico lo sa perfettamente. Guarda Red, io non ti voglio rubare altro tempo, ti lascio al tuo viaggio, anche perché non voglio mantenerti al telefono e sicuramente torneremo a parlare del tuo spettacolo. Ti ringrazio tantissimo di esserti collegato con noi oggi, abbiamo visto il video, stiamo continuando a vederlo e ci farai sapere un po' più avanti se tutto procede come speriamo. Grazie ancora Red Canzian di essere stato con noi. Saluto voi tutti qua. Bene, allora Giampiero Beltotto, Red ti ha tirato in ballo più di una volta, anche tu sei coinvolto in questa avventura meravigliosa. Lo show deve andare avanti, show must go on. Sì, Fabrizio, esorto tutti a uscire però da questo mondo un po' retorico in cui si può fare spettacolo solo sul palcoscenico, in cui siamo nati con la chitarra in mano, non so, non ce l'ho mai avuta, quindi non faccio neanche fatica a dirle, insomma, che mi sembra un po' del passato. Noi arriviamo sulla, diciamo, sul digitale per scelta. Noi avevamo incominciato già a pensare al digitale, perché è inconcepibile pensare oggi di gestire una macchina complessa come quella di un teatro. Noi facciamo circa da 10 a 11 milioni di incassi, quindi diciamo, è una macchina non enorme, però diciamo, una media impresa italiana, senza ricorrere al digitale. Il tema vero è come ci arrivi, cioè se tu ti senti costretto, quindi prendi una piattaforma che è quella del palcoscenico e la butti sul digitale, hai fatto un cattivo affare tu, ha fatto un cattivo affare chi ti viene a vedere. Noi stiamo facendo un altro ragionamento, noi stiamo dicendo il digitale deve essere prodotto per il digitale. E questo porta dei risultati incredibili. Allora, intanto in questi mesi io ho firmato 300 contratti. Abbiamo fatto 600.000 euro di investimento, abbiamo avuto 386.869 visualizzazioni, sto leggendo così, diciamo, sono dati ufficiali, sono quelli che presento in consiglio di amministrazione. L'ultimo nostro prodotto fatto per il digitale, insieme con Matteo Righetto, che è uno dei più brillanti scrittori di questa parte del territorio europeo, ha totalizzato 241.000 visualizzazioni. Naturalmente eravamo insieme con altri partner, no? Abbiamo chiesto al gruppo Gedi di fare un'operazione insieme. E certo che devi chiedere, che non sei da sola, no? Il concerto di Capodanno che abbiamo mandato insieme con tre comuni coinvolti, Padova, Venezia e Treviso, quindi diciamo così una parte importante dell'Italia che produce, ha fatto più o meno 40.000 visualizzazioni quel giorno. Sono dati, sono numeri che per il teatro non esistono, ma neanche nelle più fervide fantasie. Allora, quando io sento dire, come ho sentito adesso, niente può togliere la magia del palcoscenico, mi viene in mente Scaramouche. Ragazzi, il teatro è nato in piazza,
Oggi per andare in piazza devi sconfiggere un esercito di burocrati che non ti fanno fare quello che vuoi, vero? Come sanno tutti quelli che lavorano nel mondo dello spettacolo, in particolare quelli della musica. È più facile trovare uno zingarello che suona il violino piuttosto che qualcosa di organizzato. Se volete vi racconto, entro nel merito di qualcosa che abbia a che fare con la burocrazia e con la sicurezza. Quindi io faccio lo spettacolo dove posso fare spettacolo e devo essere capace di adattare lo spettacolo alla piattaforma che ho a disposizione. Su questo non c'è ombra di dubbio, Giampiero, è un problema di linguaggi evidentemente. Ma allora Patrizio, tutto il resto è retorica, cioè se il futuro è quella roba lì, la notizia è, ragazzi, ci siamo già, il futuro è già arrivato. Però quando è legittimo, Giampiero, perdonami se ti interrompo, è anche legittimo che chi è nato su un palcoscenico senta la nostalgia del mondo in cui è nato. Siccome siamo attempati tutti e due, allora ricordo quando ero un giovane cronista e partecipavo alle prime riunioni di redazione fatte perché c'era il cambio di tecnologia, e ricordo alcuni antichi maestri di mestiere che, facendo vedere il pennino bianco, no? Questo qui lo vedete, sì, ecco, questo qui, sì, dicevano, sì, certo. Oh, questa è la mia Mont Blanc, a me nessuno me la tirerà mai dalle dita, io su quelle cose lì non ce lavorerò mai. Se vuoi ricordo nome e cognome, era un anziano collega di Paese Sera. Allora, e poi li abbiamo rottamati tutti, adesso rottamare è una cosa che fa un po' spiga, ma sono andati tutti via, e adesso è inimmaginabile per qualunque giornalista lavorare con un computer. I computer alla Rai di Venezia li ho messi io, hanno fatto 3 giorni di sciopero quando sono arrivati perché non c'erano tutte le cose, la sanità eccetera, certo. Adesso prova a toglierglieli. Sì, la resistenza, cioè, al nuovo, Giampiero, è un problema, mondo, lo sappiamo, lo conosciamo, è un problema reale. Il mondo arriva e formula nuovi canoni. Allora, immaginando che tutti rimaniamo al canone di Dante e di Shakespeare, così l'abbiamo fatta anche un po' colta, diciamo, guardate, che il nuovo canone innanzitutto è la trasformazione del digitale in una piattaforma che aiuti me, cioè il teatro, ad essere al servizio del cittadino, che è un utente, che è un consumatore, che è uno spettatore. Allora non si capisce perché questa roba che vale per il commercio, per il turismo, per organizzare un viaggio, non debba valere anche per lo spettacolo. Mi fa sorridere noi ci conosciamo. Perché, Patrizio, alla prossima pandemia cosa facciamo? Tutti a casa? No, sono d'accordo, ma io credo anche, tu sai che ho lavorato lungamente nel mondo della scuola, sempre occupandomi di comunicazione, e sono assolutamente d'accordo che anche la scuola debba drasticamente cambiare, che le lezioni online non siano un tabù e che anzi è soprattutto l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, come venivano chiamati una volta, quindi gli strumenti multimediali e tecnologici, debba forzatamente entrare prepotentemente nella scuola. Questo non vuol dire bruciare libri, vuol dire semplicemente adeguarsi a dei ritmi e a dei cambiamenti nei linguaggi di comunicazione che sono un dato di fatto. Quindi su questo sono d'accordo con te. Però prima di ritornare su questo discorso che vorrei approfondire, noi rimaniamo una trasmissione per la gente e quindi abbiamo in collegamento Anita che ci parlerà con un suo ospite di quello che è il problema anche vissuto da alcune categorie che sono meno fortunate di quella che abbiamo appena rappresentato. Federico Maule, un tecnico del suono, uno dei comparti che più hanno sofferto in questo periodo di pandemia. Vorrei chiedere quindi a Federico di dirmi come ha passato questo periodo e come si sta vivendo questa situazione attuale. Buonasera Federico. Buonasera Anita. Come abbiamo passato questo periodo? Questo periodo l'abbiamo passato molto male perché abbiamo vissuto come sempre nella precarietà e nell'incertezza. Nella prima parte della pandemia eravamo abbastanza tranquilli perché comunque siamo per nostra professione una categoria che è abituata anche degli stop durante l'anno. Il problema è arrivato quando non abbiamo ricevuto risposte né dal governo né dai nostri attuali e soliti clienti. E in quel momento abbiamo iniziato a capire che l'emergenza si sarebbe prolungata per molto, 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 molto tempo. E durante quest'anno abbiamo appunto
vissuto diversi momenti, quindi dalla prima emergenza all'affrontare l'emergenza. E lo Stato ci ha dato dei bonus pochi, arrivati a pioggia, senza nessuna certezza. E questo per qualsiasi persona che ha una famiglia è un grosso problema, perché non sapere se e quando ti arriveranno questi bonus, ovviamente nell'economia di una persona e di una famiglia, è un disagio non da poco. Quindi, come sappiamo sempre fare, sempre dovuto e grazie alla nostra professionalità, abbiamo reagito da soli. Quindi all'interno della nostra categoria troviamo persone che hanno cambiato definitivamente lavoro, quindi si sono spostati verso altri settori. Abbiamo persone che invece stanno temporeggiando con dei contratti a tempo determinato nella speranza che questa emergenza prima o poi finisca, e persone, mi duole dirlo, tra di loro moltissimi amici che sono in difficoltà, perché nel 2020 in Italia è difficile anche trovare lavoro, soprattutto in questo momento. Quindi è un'emergenza che non si è assolutamente risolta. È sicuramente una situazione molto difficile, e quindi tu ritieni che sia soltanto un problema, diciamo, a livello nazionale, o che la regione possa in qualche modo in realtà esservi d'aiuto? Allora, non è solamente un problema nazionale. Diciamo che la nazione, quindi lo Stato italiano, può fare e deve fare molte cose per aiutarci, perché questa emergenza ha messo proprio in luce la fragilità del nostro sistema anche a livello di contratti di lavoro. E quindi dalla parte del governo centrale ci aspettiamo, ed è doveroso, che venga effettuata una riforma del lavoro nel settore dello spettacolo, mentre dalla parte della Regione Veneto è assolutamente doveroso che vengano effettuati dei tavoli di lavoro con la nostra cooperazione. Queste cose stanno già accadendo, perché in Veneto, come in altri luoghi d'Italia e nel mondo, si sono costituite realtà anche auto-organizzate, come ad esempio le Maestranze dello Spettacolo, che è un gruppo che lavora e in tavola con molte realtà anche regionali, quindi della Regione Veneto, e dei progetti. Quindi sì, la Regione Veneto può fare qualcosa e deve soprattutto fare qualcosa, come ha già fatto, perché dalla Regione Veneto abbiamo ricevuto un piccolo contributo che comunque ci ha aiutato a sopravvivere. Grazie, ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a te, grazie ancora. Benissimo, ringraziamo Anita di questo collegamento. Michele Siviero, dobbiamo aggiornarci, io sono in parte d'accordo con il Presidente Beltotto, a un nuovo modo di vivere la vita e quindi anche di far parte del mondo dello spettacolo e della musica. Però effettivamente un concerto senza gente, poi vedremo qualcosa che è successo in Olanda e a Barcellona, non è più un concerto. Quindi dobbiamo davvero passare tutto sul digitale, o dobbiamo comunque auspicare che una parte di quello che è stato il tempo passato ritorni ancora il nuovo Presidente? Beh, spero che mi sentiate, perché ho avuto problemi di collegamento. Sì, io la sento, Michele. Perfetto. Sì, sì. Allora, sono d'accordissimo col Presidente, perché comunque il mondo va avanti, e allora secondo me bisognerà trovare il giusto compromesso tra quello che c'è stato e quello che ci sarà. È chiaro che la tecnologia, ma lo vediamo anche, prendo riferimento l'ultimo Sanremo, che non si guardava più al numero di dischi venduti, ma al numero di visualizzazioni. Cioè, ormai il web è entrato talmente nella vita delle persone che deve essere per forza comunque utilizzato, uso questa parola, sfruttato, anche forse per avvicinare del pubblico che prima magari non veniva alle manifestazioni, a vedere un'opera, a vedere uno spettacolo teatrale. Quindi sicuramente bisognerà trovare la giusta dimensione e il giusto compromesso tra quello che c'è stato e quello che ci sarà. È chiaro che logicamente io parlo questo in termini di emozione, non come operatore. È chiaro che andare a teatro, stare lì seduto, respirare l'aria del teatro, sentire quei suoni familiari del palco, è tutta un'altra cosa. Sicuramente però bisogna adeguarsi,
Spero che sia alla portata di tutti, ecco, questa è una cosa importante perché un concerto, un biglietto lo possono comprare tutti e una produzione piccola o grande si può fare anche in piccoli spazi. Bisognerà appunto, come dice il direttore, trovare, il presidente scusate, trovare anche un sistema che non sia il teatro di per sé, ma che sia proprio l'adattamento dell'opera o comunque del concerto allo spazio. Sì, se non mi ricordo male era proprio Karl Popper che diceva che ci vorrebbe una patente per coloro i quali comunicano e probabilmente un'altra distinzione o un altro approfondimento andrebbe fatto sulla valenza del mezzo di comunicazione rispetto al contenuto e viceversa, cioè non si può comunicare qualunque cosa e probabilmente soprattutto le fasce giovanili bisogna abituarle a determinati linguaggi e qui ritorniamo al tema della scuola, ma diventerebbe molto complesso. Prima di ritornare al Presidente Beltotto io vorrei mandare un servizio filmato che abbiamo raccolto in linea, perché se noi da un lato siamo evidentemente d'accordo che la nuova tecnologia deve adempiere a funzioni che per le quali era già pronta ma che non erano state adeguatamente utilizzate, è altrettanto vero che la gente ha bisogno di sudare ballando, ha bisogno di abbracciare il vicino mentre c'è un concerto perché la socialità non venga a mancare, è uno degli aspetti anche psicologicamente importanti per la nostra vita, lo abbiamo visto anche in questa pandemia. E quindi andiamo un attimo a vedere a Barcellona come si stanno organizzando per ritornare a questa nuova normalità. Per non riempire la puntata, visto che avevamo molti ospiti e tante cose interessanti da dire, non manderò un altro servizio filmato su una cosa analoga che è successa in Olanda. E siccome non voglio trattenere il presidente Beltotto ancora per molto perché so che ha degli impegni, prima di passare alla prossima pausa pubblicitaria volevo appunto sentire da lei, presidente. Abbiamo detto sì, ci dobbiamo adeguare, tutto quello che vogliamo, però di fatto, come dicevamo, la vicinanza sociale è ancora senz'altro importante. Perché l'Italia non sta facendo nulla di tutto quello che abbiamo visto a Barcellona, in Inghilterra, in Olanda e in altri paesi, anche in Germania? Perché noi abbiamo un mondo della cultura che è conservatore, che non vuole cambiare, che non si vuole adattare, che pensa che Shakespeare e Pirandello, che naturalmente è bene così, non ci sono ricerche di nuovi autori, ricerche di nuovi musicisti. La mia regista triennale, diciamo la mia regista residente, per i prossimi 3 anni, che è la figlia del fondatore del teatro moderno, che si chiama Irina Bruck, mi ha detto: io vengo a lavorare a Venezia a patto di non lavorare in teatro. Cioè, lapidaria. Sì, allora proviamo a vedere, no? Per quelli come me, uscire dal teatro, io sono vecchio, quindi, bene, per quelli come me uscire dal teatro è una grande fatica. Per l'ultimo mio figlio, che ha 14 anni, entrare a teatro sarà quasi impossibile, perché se noi continuiamo a dargli soltanto quella visione, quella sceneggiatura, quella
drammaturgia non cambierà mai. Facciamo un esempio. Io sono uno che, a cui piace moltissimo il lavoro di Micheletto. Damiano Micheletto, dov'è che diventa bravo? Perché intercetta il gusto della sua generazione e di quella dei suoi figli. Quindi se tu vai a vedere un'opera messa in scena da Micheletto, oppure se vai a vedere il Chekhov che ha fatto per il Teatro Stabile, ti accorgi che è un autore che vive in questo secolo, in questa società, in questa civiltà. Non possiamo più ragionare seguendo il canone per cui le cose si fanno esclusivamente così. Questo sta tagliando le gambe alla cultura. L'essere eccessivamente conservatori sulle proprie abitudini condurrà questo mondo inevitabilmente verso il baratro. Poi bisogna vedere se come i pinguini decidiamo tutti di gettarsi dal dirupo perché il primo si è gettato dal dirupo, oppure se c'è qualcuno che dice beh, fermi là, non mi voglio gettare dal dirupo, quindi provo a intercettare il nuovo che non avanza, ma è già qua. Siamo noi in ritardo, siamo noi in un terribile ritardo. Ti faccio l'ultimo esempio, Patrizio, così poi mi lasci andare via, io ho contribuito. Sono stato a Budapest, un posto dove per tutta la stampa progressista, fascisti, cose tremende, mancano solo i campi di sterminio nelle piazze. Bene, a Budapest, dove funzionano una quarantina di teatri, dove funzionavano pre-Covid, una quarantina di teatro tutti i giorni, si fa teatro anche nelle cantine. Questo vuol dire che se tu vai a vedere uno spettacolo, intanto è facile intercettarlo, secondo è facile trovare il biglietto, terzo è facile comprarlo, alla fine vai a vedere questo spettacolo in salette da 100-150 persone. No, abbiamo lo credo e ti comprendo. Un spettacolo soltanto nel teatro all'italiana dove non si vede, cioè i teatri all'italiana sono veramente orribili. Bene, facciamo un spettacolo solo nei teatri all'italiana e dentro quegli spettacoli ci devono essere quelle cose che abbiamo nella testa, che ci tranquillizzano. Ecco, il teatro non ci deve tranquillizzare. Allora, guarda, prima di salutarti, e siamo quasi in pausa pubblicitaria, anzi in realtà siamo un po' in ritardo, ti porto un ricordo mio, ti chiedo scusa se lo faccio, chiedo ai telespettatori, per dirti quanto su questo sono d'accordo con te. Correva l'anno 1990 e io portai a Roma un centinaio di attori di teatro di strada, che in Italia non si conosce, ma che è figlio della commedia dell'arte e che invece è in tutta Europa, in tutto il mondo. Li ho portati davanti al Quirinale, davanti alla Camera e Senato, nel parco di Villa Borghese, oltre al Colleoppio dove c'era questo grande evento. Beh, non ti nascondo che ho rischiato l'arresto. Su questa battuta ti lascio, ti ringrazio di aver partecipato, rimaniamo in contatto, diamo una pausa pubblicitaria. Michele, per favore, si fermi con noi perché non è finita la trasmissione. Buongiorno Presidente, saluti. Arrivederci.